Attualmente in Italia 5 milioni e 600 mila persone vivono al di sotto della soglia di povertà. Molte di queste persone hanno un lavoro che si rivela insufficiente a garantire loro una casa, del cibo e dei beni di prima necessità. La pandemia ha aggravato una situazione preesistente e complicata, andando ad aggravare ulteriormente la situazione di moltissime persone. Il modo migliore per uscire da tutto questo e per migliorare le condizioni di vita di talune di noi è quello di creare delle comunità solidali e resistenti. Da 4 mesi a questa parte, all'interno del Centro Sociale Bruno, è attivo, oltre allo sportello di orientamento al lavoro, allo sportello legale e alla scuola di italiano, anche il banco del mutualismo alimentare. Ogni settimana, infatti, raccogliamo e distribuiamo cibo a persone che in questo momento ne hanno bisogno. I numeri si sono alzati in maniera veramente molto importante nelle ultime settimane. Sono infatti più o meno fra le 30 e le 40 persone che si rivolgono settimanalmente al banco del mutualismo alimentare. Molte di queste persone hanno sì un lavoro che, come detto, è insufficiente a garantire loro un'esistenza libera e dignitosa, e molte di queste persone hanno delle famiglie. Ogni settimana raccogliamo e distribuiamo cibo e beni di prima necessità a chiunque venga a chiedercelo. Per riuscire a mantenere aperto questo banco del mutualismo alimentare abbiamo però bisogno che le donazioni e gli aiuti a questo progetto crescano di pari passo alla richiesta che viene dall'esterno. Per partecipare al banco del mutualismo alimentare è possibile sia portare una spesa già fatta presso il Centro Sociale Bruno il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 17, o è possibile anche partecipare con una donazione a livello economico. Per tutte le informazioni, comunque, si può fare riferimento al sito internet del Centro Sociale, che è csbruno.org. Grazie.